Allora, io sono Ilaria, ho 28 anni, abito a Bergamo, sono sorda profonda dalla nascita e sono cresciuta bilingue, cioè con l'italiano e la lingua dei segni parlata. Cosa faccio nella vita? Tante cose. Lavoro, studio, sono capitano della nazionale di Palladoro Sorde, faccio tantissimi progetti di sensibilizzazione, soprattutto per informare su una disabilità come la sordità, una disabilità che è spesso inconosciuta, invisibile. Quindi c'è tanto bisogno di dover informare. Sono stata anche regista di un documentario e raccontano di sei atleti sordi che indossano la maglia azzurra e questi atleti raccontano la propria sordità attraverso lo sport, perché penso che lo sport sia adesso l'unico mezzo per poter fare inclusione tra le diversità, quindi a partire soprattutto dai bambini nelle scuole, nello sport e così via. La proposta di TEDx è arrivata per caso. Conoscevo Cinzia da 2 anni. Lei mi ha contattato tramite Facebook perché voleva fare un laboratorio di TEDx, di eventi, quelli aperti, e aprirlo a persone che volevano conoscere la lingua dei segni. E così è arrivata a conoscermi e ha capito un po' che persona sono. E così mi è arrivata questa proposta di poter partecipare come speaker. Per me è stata una proposta bellissima perché non dico che sia un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza per qualcosa di nuovo, perché credo che da questa esperienza di aver imparato tante cose, che c'è tanto bisogno di informare, di spiegare che la diversità non deve far paura, anche perché la diversità non è altro che ricchezza e opportunità, perché solo aprendosi è diverso che si può accettare le persone per così come sono. Quindi, è stata una bellissima esperienza e insomma c'è ancora la pelle d'oca. Allora, devo dire che è tutta settimana che avevo l'ansia addosso, a forza di ripetere, ripetere, ripetere. È stato un po' nervante aspettare fino alla fine perché ero l'ultima, quindi ho dovuto aspettare quasi 3-4 ore prima di salire sul palco, insomma, l'attesa si è fatta sentire. Com'è stato? È stato bellissimo, è stata una carica di adrenalina, perché non ho mai avuto modo di poter parlare davanti a una platea così numerosa. Sono stata abituata a parlare nelle scuole, nelle classi, con i bambini piccoli, con i ragazzi, ma con un pubblico di persone adulte, numeroso, che avere gli occhi puntati addosso. È stato bello, è stato emozionante e sicuramente sarà un'esperienza che difficilmente dimenticherò. Ho imparato tantissime cose, tantissime esperienze, il ricordo anche dell'applauso fatto in lingua dei segni. Ho imparato che posso fare anche di più, che non si finisce mai di imparare da queste esperienze e sicuramente, come dicevo prima, è un punto di partenza. E ringrazio tantissimo Cinzia per avermi dato questa possibilità di farmi conoscere e di farmi valere per quella che sono. Cosa mi piace di TEDx? Tantissime cose, soprattutto l'unione tra le persone. Che ognuno mette il suo piccolo per fare sì che questa squadra sia un'unica squadra, una squadra Wonder. È stato bellissimo perché ogni persona si è impegnata tantissimo. Sapevo anche di ragazzi che non dormivano la notte, poveri, per far sì che noi stessimo bene. E infatti sono stata benissimo in queste giornate, anche tutta la preparazione precedente. Io ho solo da ringraziarvi perché mi avete dato tanto.